Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi siamo insieme per un video un po' diverso dal solito. Cosa è successo? Praticamente qualche giorno fa su Instagram, dove mi chiamo Daria Naturale trattino basso, una ragazza mi aveva chiesto se volevo fare un video. Gli ho fatto una domanda, io ho detto che video vi piacerebbe vedere? E questa ragazza mi aveva detto mi piacerebbe se parlassi dei tuoi viaggi. E allora lì per lì mi sono sentita lusingata perché mi piacerebbe un sacco parlare dei miei viaggi e quindi a tal proposito vi chiedo se per caso vi potrebbe piacere un video del genere, che magari penso di girarlo, magari non dei miei viaggi in generale, che ne ho fatti tanti, però magari tipo di viaggi dell'ultimo anno, delle mete che consiglio in Europa e cose varie. Però insomma, da questa richiesta mi è venuto in mente che potevo fare, cioè avevo voglia di fare un video di cose che sono successe particolari durante uno di questi viaggi in particolare, o comunque diciamo le disavventure che sono successe nei miei viaggi, e ne sono successe parecchie, perché io non so perché sono una calamita per le disavventure durante i viaggi. Quindi spero che questa tipologia di video vi possa far sorridere un pochino, anche per raccontarci una cosa tranquilla in queste giornate uggiose. E niente, cominciamo. Il viaggio di cui voglio parlarvi oggi, che è stata una vera e propria disavventura dall'inizio alla fine, è stato in un posto dove non avrei mai pensato di andare e dove invece sono stata, la Bulgaria. Praticamente una mia cara amica, questo circa 2 anni fa, mi propone di fare un viaggio all'avventura. Io, lei e altre 2 sue amiche che io non conoscevo. E decidiamo di affidarci all'applicazione Pirati in Viaggio, che è un'applicazione che ti permette di fare dei viaggi con delle super offerte last minute, dove però ti devi un po' adattare a quello che ti capita. E lei dice: ha trovato un viaggio incredibile, 3 giorni, Sofia, in Bulgaria. E noi ha detto: Sofia, vabbè, ok, dai, proviamoci, vediamo che succede. Sì, andiamo all'avventura, andiamo a Sofia, andiamo in Bulgaria, fomentatissime. Partiamo letteralmente senza aver considerato quanto effettivamente stavamo spendendo per quel viaggio. Io vi dico che 76 euro sono serviti per 3 notti, 4 giorni e il volo andata e ritorno. 76 euro. Ora, ok che la Bulgaria per noi è estremamente economica, però forse poteva esserci un campanellino d'allarme che ci poteva far capire che non era proprio tutto nella norma. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Siamo arrivate, gasatissime, preso l'aereo, tutto qui, siamo anche un po' delle caghe sotto in aereo. Poi ho detto ok, adesso andiamo a vedere dove dormiremo per 3 notti. Praticamente c'era una specie di cancelletto verde e dietro questo cancello una casa che sembrava, non una casa dell'orrore, una casa proprio peggio, cioè la casa tipica del serial killer dei film americani. Una casa completamente distrutta. Peraltro arriviamo e diluviava. Quindi diciamo che il primo impatto non era stato bellissimo, però abbiamo detto ok, dai, entriamo, vediamo che succede. Entriamo e la ragazza che ci accoglie ci fa capire, cioè praticamente ci dà in mano, ok, queste sono le vostre lenzuola, questi i vostri asciugamani, e noi come? Cioè noi convintissime, vi giuro, questo è stato il nostro grande errore di far organizzare la mia amica, e praticamente non avevamo capito di essere finiti in un ostello, il che se io avessi deciso di andare in un ostello poteva anche essere simpatico. Il problema è che noi non avevamo l'idea di andare in un ostello, avevamo l'idea di farci 4 giorni di coccole a Sofia. Io, che ero la più giovane, 26 anni, loro over 30, quindi non era proprio l'idea il viaggio di 16 anni con lo zaino a spalla. Entriamo, i bagni senza porta, c'era una sfilza di ragazzi a torso nudo che facevano le flessioni, un altro in mutande davanti alla nostra stanza che chiacchierava al telefono, e noi tipo siamo entrate così, in fila indiana, dietro a questa tipa. Lei apre la porta e fa: questa è la vostra stanza. E la nostra stanza erano letteralmente 4 materassi, 2 rialzati e 2 per terra, lanciati per terra come se non ci fosse bisogno di metterli da qualche altra parte o di sollevarli dal pavimento, e un bagno minuscolo che era sotto, praticamente in un sottotetto. Nel momento esatto in cui ho chiuso la porta mi sono girata e ho detto ok, noi adesso ce ne andiamo. E infatti è bastato un attimo perché abbiamo deciso di cambiare subito alloggio. Cos'era successo? Evidentemente non ce l'avevamo capite. Andiamo a guardare la prenotazione e scopriamo che da grandi furbe quali eravamo, non era il volo aereo che costava poco, era il pernotto che costava poco, e infatti per dormire pagavamo la bellezza di 4 euro a notte, e non l'avevamo capito perché siamo dei geni, vi giuro, io viaggiavo tanto, non sono mai stata così superficiale nell'acquistare un viaggio. Ovviamente loro si sono, una un altro po' piangeva, ho detto no, allora un attimo, ci accalmiamoci, ho capito che sta diluviando, la situazione è strana, non ce l'aspettavamo, però possiamo risolverla. Io prendo in mano la situazione, tra l'altro l'unica che parlava in inglese, cioè io che sapevo parlare in inglese, prendo il telefono e dico ok, basta, su Booking adesso troviamo un'alternativa. Decido di prendere un altro su Booking da pagare 20 euro in totale, erano tipo anche lì 10-15 euro a notte, una cosa del genere, comunque in totale mi pare fosse 30 euro a testa. E prendo subito questo altro B&B convintissima, perché ho detto no, le foto sono belle, ben recensito, state tranquille, prendo in mano la situazione. Torno dalla tipa che mi aveva visto 2 minuti prima, che avevo detto ah grazie, gentilissima, so nice, e poi avevo detto vabbè, ok, andiamosene. Praticamente torno da lei e le dico guarda, senti, ti ringrazio un sacco, è bellissimo,
Però io mi sono inventata una cavolata immensa, ho detto la mia amica soffre di mal di schiena, noi non avevamo capito, sta veramente molto male, ce ne andiamo. E lei mi ha guardato per dire, ma siete sceme, cioè nel senso, ma chi ve ci ha portato? Cioè non è che va costretto qualcuno a venire qua, si presume che l'abbiate scelto di venire qui. Ci ha guardato per dire, vabbè, fate come vi pare, io gli ho detto, guarda, ti hai i soldi, non ti preoccupare, non li rivoliamo indietro, basta che ce ne andiamo. E lei ha detto, vabbè, fate come volete, e loro neanche l'hanno rivista lei, cioè siamo proprio sgattaiolate sul retro. Insomma, continua a piovere e arriviamo a piedi nel secondo bed and breakfast. Questo secondo bed and breakfast era in una porticina all'interno di un condominio, se così lo vogliamo chiamare in maniera così sofisticata. Questa porticina aveva una tettoia e c'era il citofono con scritto tipo click qui, e io citofono e non mi rispondeva nessuno, quindi ho detto, via ragazze. Loro gli stavano in attacco di panico, a me pure. Ho detto, allora un attimo, adesso me lo chiamo e vediamo, speriamo che questo parla inglese, se no è la fine. Questo mi risponde, per fortuna parlava inglese, e mi fa, guarda, tranquilla, noi non ci incontreremo neanche. E io, sì, nel frattempo ho detto, cerca di tranquillizzare le tue amiche. Entra, appena entri sulla destra trovi le chiavi, non mi interessa il documento, non ti preoccupare, mi fido, entrate. E lui dice, ok, grazie, gentilissimo. Entriamo. E c'è stato il primo grande incontro di una lunga serie di incontri che abbiamo fatto in questa vacanza con uno scarafaggio. Infatti noi appena siamo entrati in questo B&B, cioè era praticamente la reception che era un buco con dietro una specie di macchinetta per il caffè, mi passa davanti questo scarafaggio. E io che purtroppo ho un grandissimo difetto, cioè io proprio, se c'è una cosa che non riesco a superare le mie paure è lo scarafaggio, ho proprio fatto, Dio, ok, andiamola, eccoci ragazzi, andiamo, e ho fatto finta di niente perché ho detto, vabbè, l'ingresso può capitare, sarà sgattaiolato dall'esterno, amen. Saliamo e praticamente scopriamo che questo altro bed and breakfast era un bed and breakfast, se così lo vogliamo chiamare, ma in realtà era un corridoio lungo il quale c'erano tre stanze e tre bagni pubblici, non delle rispettive stanze, tre bagni che quello che trovavi libero potevi usare, e la nostra stanza in fondo a tutto, che era l'unica, e questo c'era scritto a onor del vero, con il bagno. Quindi io ho detto, Dio grazie, non dobbiamo usare i bagni pubblici. Loro già che mi cominciano a dire, guarda che mi sa che abbiamo pigliato un'altra fregatura, e io, no, tranquilli, abbiamo il bagno in camera, state tranquille. Entriamo ragazze, allora io non ricordo ancora, vi metto qualche foto. Questo ingresso con il bagno sulla destra che pareva recentemente sfondato da qualcuno, e una famiglia di scarafaggi che venivano proprio dal bagno, motivo per il quale io quel bagno, il bagno della nostra stanza, non l'ho effettivamente mai usato, mai. Io ho sempre usato il bagno all'esterno perché, non lo so, sarà il fatto che forse perché erano liberi, quindi c'era più via vai di gente, e non ho mai trovato un insetto in quei bagni, per fortuna. E quindi io proprio il mio beauty case me lo sono messo nella mia stanza. Devo dire che questo altro B&B comunque quantomeno era privato, cioè era nostro, c'eravamo solo noi là dentro. E certo, poi il bagno era quello che era, l'abbiamo sigillato a chiave, per fortuna in casa non ne abbiamo più trovati. Se non che all'ingresso ogni tanto ce ne sgattaiolavano un paio, mi giuro, è stata una cosa troppo brutta. Infatti poi il giorno dopo siamo andati, abbiamo comprato il DDT, l'abbiamo spruzzato ovunque, e devo dire che non abbiamo avuto proprio problemi, però comunque io non riuscivo a dormire perché dicevo, mio Dio, ma ti immagini in metro uno in letto, cioè perché no? Però è stato veramente stupendo. Mi ricordo tra l'altro che io non so, forse era un periodo della mia vita in cui ero molto in un periodo di rassegnazione, quindi mi andava bene qualsiasi cosa, cioè non ero neanche disperata, dicevo, vabbè, sti cavoli, è andata così, abbiamo pagato poco, non è un problema. Poi io ho detto, ragazzi, alla fine dovremmo star poco, abituiamoci all'idea. Quindi insomma, seconda catastrofe nel giro di 4-5 ore, abbiamo capito che era soltanto da metterci l'anima in pace. Allora io devo dire che la Bulgaria rimarrà per sempre indimenticabile, cioè nel senso, è stato un viaggio troppo particolare, troppo di scoperta di qualcosa che effettivamente non avevo mai visto e che forse non avrei mai visto se non in quell'occasione. Però io vi giuro, questo iter da ostello terrificante, che veramente penso avremmo visto 5 secondi e poi non ci siamo mai più tornati, a quest'altra casa che era terribile, peraltro è stato molto divertente questa cosa che abbiamo constatato lì a Sofia, che c'erano un sacco di ragazzi giovani che si spaccavano, si ubriacavano, si divertivano, e di ragazze zero, c'erano soltanto le ragazze del posto, cioè non abbiamo mai incontrato altre turiste, non so com'è possibile, abbiamo incontrato soltanto una marea di ragazzi ubriachissimi. Però insomma, alla fine, a parte questo, comunque è stata una cosa un po' inquietante il fatto che poi a una certa ora era impraticabile uscire, cioè c'era talmente tanto casino, talmente tanta gente sfatta, che abbiamo detto, vabbè, torniamo nel nostro albergo alle 10. Mi ricordo che stavo al telefono con il mio ragazzo, vabbè, allora ci eravamo appena conosciuti, e gli dicevo, no vabbè, ma sì, qua è tutto esotico, e vedevo queste cose che passavano e dicevo, oddio, ma dove sono finita?
Insomma, una sera rientriamo, era presto, ci addormentiamo, alle 2 di notte sentiamo boom, gente che urlava, ho detto, Dio, raga, che è successo? Ed erano evidentemente, dico una scolaresca, però saranno stati un gruppo di amici sbronzissimi che stavano facendo un bordello nel nostro B&B. Quindi io poi lì ho anche pensato, non c'è nessuno alla reception, nessuno sa che siamo qui, cioè prima o poi qualcuno se ne renderà conto. Comunque se ci succede qualcosa, ma chi chiamiamo? Cioè non c'è manco qualcuno che ci guarda. Vabbè. È stato molto divertente, questo però in realtà anche un po' per consigliarvi, se doveste mai andare a Sofia, di avere un'idea, ma penso che lo faccia chiunque, di quello che spendete, perché Sofia è una città estremamente economica per noi, per cui, comunque lo era allora, nel momento in cui noi abbiamo prenotato avremmo potuto veramente, diciamo, permetterci le cose migliori, ma non lo sapevamo, e è stata un po' un'ignoranza nostra del non stare a cercare, abbiamo visto l'offerta lampo ed eravamo convinti di aver noi ha fatto l'affare dell'anno. Comunque, vabbè, al di là di questo, la Bulgaria è stata bellissima, un'altra bella disavventura, però questo è veramente una bella disavventura, è che abbiamo deciso di spendere tutto quello che avevamo per fare questo viaggio di 3 ore e mezza in mezzo alle campagne bulgare per andare su questo monastero di Rila, che è una cosa di una bellezza indescrivibile, una delle cose più incredibili che potreste vedere mai. Non lo so, a me è piaciuto da morire, è bellissimo il fatto che si trova in mezzo al nulla. Proprio perché a noi conveniva spendere in cibo, visto che avevamo risparmiato sul posto dove dormire, abbiamo deciso di andare a mangiare praticamente quasi sempre fuori, anche perché comprare le cose al supermercato per poi cucinarle a casa non era il caso, cioè in casa abbiamo cercato di starci il meno possibile. E abbiamo fatto proprio una selezione sul TripAdvisor di quei ristoranti più costosi, perché diciamo, noi ci possiamo permettere, vediamo che succede. Abbiamo scelto il più costoso di quelli che c'erano nel centro di Sofia. Siamo andati, era questo ristorante veramente di cattivo gusto, però cioè, ne capivo diciamo la sfarzosità, vi lascio qui anche di quelle delle foto. E mi ricordo che abbiamo preso un sacco di piatti particolarissimi, tra carne, un dolce alla rosa, veramente molto particolari, un altro dolce al cioccolato buonissimo, e abbiamo speso 16 euro, niente. E mi ricordo questo fatto che alternavamo cose dal sapore dolcissimo a cose dal sapore agrodolce, quasi aspro, in continuazione, cioè hanno una cucina dai toni molto 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 forti, tanto quanto le cose da bere, cioè una sera abbiamo deciso di andarci a ubriacare male. Non ci siamo ubriacati ovviamente perché eravamo comunque delle donnine sole, quindi abbiamo detto vabbè, vediamo di avere una certa decenza. Però abbiamo bevuto delle cose così pesanti, dei super alcolici così pesanti, ma a shot che ce li portavano quelli del bar, cioè del ristorante, perché hanno capito che queste spendevano, noi delle cretine. Poi vabbè, alla fine il viaggio è stato incredibile perché, non lo so, comunque per me ogni viaggio ha qualcosa di bello perché ti permette di esplorare un posto nuovo, no? E tramite anche soltanto i ristoranti, abbiamo mangiato l'ultimo ristorante dove siamo stati, era davvero bellissimo, era molto sofisticato, molto colorato e lì abbiamo potuto assaggiare il loro liquore tipico, abbiamo mangiato anche un pane tipico, è stato molto difficile, l'unica cosa veramente difficile è stato mangiare, cioè capire che cosa stavamo mangiando, non mangiare, capire cosa stavamo mangiando perché non sempre il menù era tradotto in inglese, a volte era in bulgaro con magari la traduzione in francese, comunque non c'era quasi mai la traduzione in inglese, non so perché. E insomma, però comunque è stato divertente. Poi l'ultima chicca che di ritorno, il viaggio di ritorno, andiamo in aeroporto e c'era una bufera in arrivo, una bufera, cioè io ho detto questo viaggio è cominciato male, finisce male. E io e le mie amiche abbiamo detto, vabbè dai, andiamo a fare quelle ultime spese al duty free per comprare, sai, la calamitina da portare all'amico, alla nonna, niente, solo negozi con stecche e stecche di sigarette e basta, cioè pacchi di sigarette ovunque, pareti di sigarette perché lì costano pochissimo e si possono portare via. E mi ha detto, vabbè, grazie, è stato un piacere, non importa. Io ho portato a mia nonna tipo una tazzina che avevo comprato il giorno prima, fatta di ceramica, con scritto Bulgaria lì. Lei è stata felice come se l'avessi pensata. E nulla, questo è stato il nostro viaggio in Bulgaria. Comunque, veramente una vera disavventura dietro l'altra, che poi alla fine è stata semplicemente un'avventura. Quindi, un viaggio bellissimo che non dimenticherò. Va bene, niente, avevo voglia di raccontarvi questo aneddoto, sperando di strapparvi un po' un sorriso. Se vi piace questo genere di video, vi ripeto, di tante disavventure ne ho avute. Però, quest'anno ho avuto modo di viaggiare tanto, con tanto come l'anno scorso, mi piacerebbe raccontarvi anche qualche altro posto se vi possono piacere anche video su questo tema. Vi mando un abbraccio e al prossimo video. Ciao!